Buonasera e benvenuti ad un'altra puntata del Mondo degli Animali. Ci seguite moltissimo perché rispondiamo a tutte le vostre email sul mondo degli animali e ripeto, continuate a scrivere o a fare delle domande perché nell'arco della settimana cerchiamo di rispondere a tutti. Abbiamo convocato qui questa bellissima specie canina, e cioè razza Collie, pastore scozzese, un po' per ricordare, visto che oggi parleremo anche nelle prossime puntate di altri protagonisti di alcuni film, parliamo di questo cane, ed è un cane da pastore per eccellenza. È una razza scozzese, appunto, quindi viene dai paesi del nord Europa, e se ne vedono pochi ultimamente, però è un grandissimo cane di valore, facilmente addestrabile. L'addestramento che viene impartito a questi cani diventa ferreo. È un cane da gregge nella sua origine atafica, un ottimo cane per la famiglia, per i bambini, e tra l'altro è un cane bello. Le sue caratteristiche morfologiche, l'abbinamento di questi colori, che è bianco, arancio e con sfumature con il nero, e questa splendida femmina giovane di 2 anni, come si chiama? Dora, dolcissima tra l'altro, è molto tipica, quindi la femmina è sempre più piccola rispetto ai maschi. E le caratteristiche sono questi assi craniofacciali paralleli ma con assenza di stop nasofrontale, e con il muso molto allungato, è una delle caratteristiche, con le orecchie piccole piene di pelo, della testa di questo magnifico cane. Occhi scuri ben espressivi, e è un cane agile, è un cane da lavoro, ricordiamocelo, non è un cane da bellezza. In alcuni paesi del nord Europa viene ancora utilizzato per eseguire e controllare centinaia di gregge di pecore, e fanno anche delle gare entusiasmanti nella disposizione di queste pecore in vari recinti a tempo. È un cane agile di muscolatura, può resistere anche a temperature basse, quindi nell'inverno o sulle nevi. E caratteristiche del pelo: è un pelo molto lungo, affascinante, morbido. Il consiglio che vi do a tutti quanti, ai proprietari di cani, è quello di non lavare spesso i cani. I toilettatori o i lavaggi per cani che sono sulla nostra città, sulla nostra regione o in generale, non me ne vogliano, però il consiglio della salute del pelo è quello di non lavare spesso il cane, usare prodotti giusti che adesso ci sono in commercio, ed una buona dieta bilanciata per far sì che questo pelo sia veramente morbido. Così guardate come ricade in maniera morbida, quindi bisogna fare complimenti ai proprietari perché la tengono molto bene, quindi vuol dire un'alimentazione giusta e soprattutto il cane è sano. Per il Collie credo che abbiamo dato qualche piccola informazione perché abbiamo pochi minuti di tempo nella nostra trasmissione, ma cerchiamo di darvi delle novità, di conoscere il mondo delle razze e non, e di conoscere anche altri animali. Buonasera e ci rivediamo alla prossima puntata. Shirley, Lincoln, Bobingan, Bonanna.